Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2, il canale dedicato agli amanti della grafica e del videogame moderno. Oggi giochiamo a questo Dead Island Retro Revenge. Ora, è importante capire che a cosa stiamo giocando, ok? Partiamo dalle cose più semplici. La storia. Disegni approssimativi e dire poco, ma comunque affascinanti. Questi siamo noi. Ci hanno rapito il Gran Piquet, quello è proprio il Gran Piquet. È incazzato ma piange. E allora ci lanciamo nella mischia e lo andiamo a recuperare. La storia è bellissima, credo sia una delle trame più originali mai viste nel mondo dei videogames. Allora, vi faccio capire qual è il sistema di gioco, perché molti potrebbero pensare che sia diverso guardandomi giocare. Il personaggio si muoverà sempre verso destra, non sono io che lo muovo. Non si può saltare, non si può fare. Quello che si può fare è picchiare in quattro direzioni. Col cerchio picchiamo davanti a noi, col quadrato picchiamo dietro di noi, con la X picchiamo in basso e con il triangolo picchiamo in alto. Quindi ci sono queste quattro combinazioni. Alcuni esseri mostruosi che incontreremo sono particolarmente sensibili a certi tipi di attacchi, altri invece sono letteralmente letali se non li attacchi in quel preciso modo, cioè sono mostri che se non vengono attaccati dall'alto ti fanno un culo come un paniere. Ovviamente questa cosa non è in alcun modo segnalata. Quindi il gioco è profondamente trial and error, ci si trova a dover fare tantissimi tentativi prima di capire come funzionino certe creature, ma la cosa più divertente, secondo me la cosa che dà veramente gusto nel gioco, è che come potrete vedere, davanti al nostro personaggio c'è un pallino arancione. Quando l'iconcina che c'è vicino ai mostri entra precisamente all'interno di quel pallino e noi colpiamo, riusciamo a fare un colpo perfetto che fa più danno e ci dà anche più punti. Facciamo un esempio, se ci riesco. Bam! Questi no, non sono colpi perfetti. Questo è un colpo perfetto, questo è un colpo perfetto, questo è un colpo perfetto. Ok. È un gioco super, super, super arcade. Questo possiamo alzarlo e poi farlo cadere dove vogliamo. Adesso l'ho fatto cadere in basso, ma mi sarebbe convenuto mandarlo in avanti per colpire gli zombie. Questi vanno colpiti in alto. Questi invece vanno colpiti tante volte e poi la combo deve finire in alto per staccare la testa a quel mostro e mandare la testa ad uccidere tutti gli altri. Guardate, quando hai un'arma in mano, il pallino diventa molto più grande e totalizzare colpi perfetti diventa facilissimo. L'arma è scaduta, adesso devo fare colpi perfetti stando attento a dove... Ecco, posso mandare il cane va colpito in basso. Come vedete ci sono alcuni mostri che possono essere spediti letteralmente in avanti e mandati a fare una strage. Il cane, ad esempio, può essere alzato e poi... Oh! Essere mandati in avanti. Abbiamo anche una mossa speciale che si attiva con R1, che è questa, che fa male a tutto e tutti, molto carina. Questo bidone lo spediamo dritto davanti a noi. Questo invece lo mandiamo dritto, ok. Ci sono quei boomer. Porca troia. Ci potevo fare niente. Sono abbastanza concentrato, ragazzi. Perfetto. Ok. Cagnetto. I bidoni li adoro. Ok, abbiamo anche innescato la nostra arma. Abbiamo scelto una balestra. Vedete, adesso l'indicatore della balestra è vuoto. Non possiamo utilizzare l'arma, ma
lo riempiremo velocemente picchiando questi tordi. Adesso sto giocando a uno dei primi livelli e diciamo che è facile, anche se la prima volta che ci ho giocato non era facile assolutamente, anzi mi sono dovuto dare molto da fare per arrivare alla fine, anche soltanto del primo schema. Giustamente tutte le cose che vi ho detto all'inizio io le ho scoperte sulla mia pelle, non è che le sapessi. Oh, perfetto. Ci sono quei bestioni che esplodono. Sono molto comodi perché... Ah, vedete? Cominciano ad attaccarmi anche alle spalle. Adesso devo stare attento. Occhio alla mia sinistra perché potreste vedere qualcosa che arriva prima di me. Io devo essere un po' concentrato su tutta la schermata, magari voi riuscite a beccare qualche bastardone che arriva di soppiatto. Boom! Centrale assolutamente, così mi becco. Sapete che mi sa che non sono mai riuscito a fare un unplane, cioè a mandare a fanculo tutte le creature del livello. Qualcuno è sempre sopravvissuto. No! Questo va colpito in alto, porco Giuda, ho fatto una cazzata. Alto, alto! Finora non mi avevano mai beccato, mi sa. Ah! Ottimo! Ne è sopravvissuto uno, avete visto? All'inizio i cani mi davano un gran fastidio. Poi ho capito che potevo lanciarli contro i nemici, sono diventati il mio passatempo preferito. Avete visto? Oh, cominciano ad attaccarmi da tutti i lati adesso. And it's out of here. No! Ho mancato il cagnetto, che palle! ho rischiato tantissimo, volevo prenderli tutti e due. E non ho usato la mia arma, non ho usato per niente la balestra, peccato. Continua. È un giochino del cazzo, non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato. E se l'ho pagato magari stava nel plus. Non mi ricordo, però mi ci sono molto appassionato. L'ho lasciato un po' stare da quando c'ho il cagnetto che mi impedisce di giocare a giochi dove mi devo concentrare così tanto. E mi impedisce anche di giocare a giochi VR. Questa per me è veramente una cosa orribile. Però dai, crescerà, smetterà di mordere tutto. E quindi smetterà di mordere anche i cavi del mio povero VR. No! Ecco, questi qua così grossi vanno picchiati colpendo nel mezzo, non in alto, non in basso, ma nel mezzo. Questi invece... Madonna ragazzi, mi sono salvato male. Ecco qua, adesso ho usato bene il cane, avete visto? Ci ho fatto un filotto reale. Se siete curiosi, magari vi faccio vedere una parte un po' avanzata del gioco. Non credo che sia un gioco che piaccia molto, eh. Può piacere agli appassionati di arcade di questo tipo. Non credo che sarebbe un gran gioco da cellulare, però. Perché... Bello, bellissimo. Vai di balestra. Madonna che bordello, mi sono evitato un casino. No, morto come una merda. Vabbè ragazzi, fatemi sapere se volete vedere un livello avanzato. Io ci sono arrivato ed è veramente l'inferno. Sapete l'inferno? È l'inferno.